Impegnativa e proficua l'attività dei NAS in Abruzzo nel 2018 per quanto riguarda la sicurezza alimentare. 790 ispezioni che hanno rilevato 564 attività irregolari, 308 kg di alimenti sequestrati, 213 persone denunciate all'autorità giudiziaria, 530 all'autorità amministrativa e 83 strutture chiuse. Dati significativi resi dal comandante regionale dei NAS, Domenico Candelli, intervenuto a Teramo ad un convegno organizzato dalla Fondazione Veronesi in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Quello che più può dar fastidio al consumatore, appunto, vedersi tradito quello che è quel rapporto, appunto, che si deve creare con chi ti sta vendendo qualcosa. Promettere qualcosa e poi darne un'altra è una cosa antipatica, che sicuramente il ruolo nostro è quello, appunto, di sconfiggere queste situazioni. Tenga presente però che il compito del NAS è ad ampio spettro nella sicurezza alimentare, quindi noi verifichiamo tutti gli step della filiera e siamo molto attenti, appunto, a verificare che vengono osservate da parte degli operatori del settore alimentare quelle che sono due roccaforti del pacchetto igiene: l'autocontrollo e la tracciabilità e rintracciabilità delle merci. Il convegno a Teramo sulla sicurezza alimentare rientra nel progetto più ampio della Fondazione Veronesi Io Vivo Sano, che intende promuovere nelle scuole una corretta informazione scientifica e fare prevenzione. Che consigli può darci per la sicurezza alimentare degli alimenti agli operatori, ma anche alle casalinghe? Innanzitutto una buona igiene, lavarsi le mani, c'è tutta la pulizia degli ambienti dove si lavora. Poi bisogna comunque separare gli alimenti cotti dagli alimenti crudi. Gli alimenti crudi possono essere contaminati e potrebbero eventualmente contaminare gli alimenti cotti, che consumati, appunto, senza ulteriori fasi di risanamento, possono veicolare microrganismi pericolosi. Tenere gli alimenti conservati in frigorifero alle giuste temperature e infine, diciamo così, utilizzare degli ingredienti dell'acqua pulita di un'origine certa.